Un minuto con Padre Pio dal convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna, da questo luogo, dalla cella di Padre Pio. In questo luogo Padre Pio ha dimorato per circa 7 mesi, dal febbraio del 1916 al settembre del 1916. Padre Placido Bux, che racconta nelle sue memorie quanto accadeva qui, lui sapeva dell'arrivo del diavolo in questo convento, delle continue vessazioni diaboliche, delle continue colluttazioni. Si sentiva di tutto: le sedie, le catene, soprattutto mobili che si spostavano. Ecco, tutto questo metteva inquietudine, paura nei confratelli. Ci fu un frate, però, questo superiore che lui cita, che quel giorno non voleva stare accanto a Padre Pio. Armato di croce, armato di rosario, stette accanto a Padre Pio per tutta la sera. Passò anche l'orario della cena e non accadde nulla. Ma ci fu un attimo che questo frate doveva tornare nella sua stanza. Beh, fece giusto qualche metro, uscì fuori da questa stanza, fece giusto qualche metro e si sentì di tutto, le continue, straordinarie e forti colluttazioni. Lui rientrò e nel momento in cui rientrò trovò Padre Pio in un bagno di sudore a terra e trovò la stanza in soqquadro. Fu un'esperienza per lui strana, significativa. Poi sappiamo anche che sarà lo stesso Padre Pio a pregare per questo, per questi eventi, per queste situazioni, perché glielo chiese in obbedienza il provinciale affinché tutto questo finisse, proprio perché i frati avevano paura. E bisogna anche ricordare, ecco, che in questo convento fu di passaggio un vescovo, il vescovo di Ariano Irpino, Monsignor Agostino. Questo vescovo voleva restare qui in convento per una sera, perché doveva proseguire il suo viaggio, ma i frati subito gli raccontarono quello che accadeva in convento, soprattutto all'orario di cena. Beh, lui disse: beh, ma voi mi venite a raccontare tutte queste cose? Voi, infatti, scrive Padre Nazareno nelle sue memorie, voi credete a queste panzane? E soprattutto il Medioevo è finito, disse Monsignor Agostino, che non sapeva. Arrivato il momento della cena, Monsignor Agostino era stato accompagnato dal suo domestico che alloggiava in foresteria. Beh, nel momento in cui giunse il momento della cena, loro si trovavano proprio sotto dove vi era allora il refettorio. Arrivò il momento della classica detonazione. Ecco, c'era prima una detonazione e poi succedeva di tutto, rumori a non finire. Al che immediatamente il domestico che era nella foresteria corse verso il refettorio, tutto impaurito, andò verso il vescovo, che quella notte non volle dormire da solo e che poi subito, il giorno dopo, volle andar via da questo convento.